con la morte non si salva la vita. Compagni di lotta nella non violenza e nella spiritualità. Arriva con questo proposito a Roma la staffetta della Fiaccola della Verità per il Tibet, partita il 6 luglio scorso, giorno del compleanno del 14° Dalai Lama. A guidare la delegazione tibetana riunitasi al Colosseo, Nyima Dondap, presidente della comunità tibetana in Italia. Non c'è nessun diritto, non c'è diritto di parole, perché tanti tibetani politici prigionieri stanno finiti in prigione perché hanno scritto una canzone, ho cantato una canzone, ho scritto una poesia, ho un insegnante che ha insegnato cultura tibetana. Per questo motivo ho trovato una foto di Sua Santità Dalai Lama, per questo motivo loro sono finiti in prigione. Tra gli obiettivi dell'iniziativa, tre specifiche richieste alle Nazioni Unite: discutere della questione del Tibet sulla base delle delibere del 59, del 61 e del 65 sui diritti umani e farsi valere sulla Cina per renderle effettive, l'invio di una delegazione investigativa indipendente e internazionale per appurare ed esporre la continua sopraffazione che ha luogo in Tibet e l'assunzione da parte delle Nazioni Unite di una reale responsabilità ad assicurarsi che le aspirazioni basilari dei tibetani residenti in Tibet vengano realizzate. La lotta dei tibetani è tale che da 50 anni, sempre di più, il mondo conosce i tibetani e il Tibet. E questo è il risultato della grandezza spirituale e civile del Dalai Lama. Con grande piacere Roma Capitale oggi accoglie la delegazione di rappresentanti del popolo tibetano che hanno portato questa fiaccola per la verità in giro per l'Europa. Così Andrea De Priamo, presidente Intergruppo Tibet all'Assemblea Capitolina. Roma Capitale vuole testimoniare, del resto lo ha già fatto in questi anni con la cittadinanza onoraria al Dalai Lama, vuole testimoniare la sua vicinanza a questo popolo, è un popolo che soffre, un popolo che chiede di poter esprimere la propria cultura, la propria identità e di poter essere legato alle proprie radici, e quindi da questo punto di vista Roma, che ha una sua valenza simbolica come città d'incontro tra i popoli, vuole fare la sua parte.